Le manifestazioni per i bambini saranno Vieni ad incontrare Babbo Natale ed il concorso Caro Babbo Natale. Andrà preparata una lettera descrivendo desideri, sogni, progetti per il presente o per il futuro. La consegna dovrà venire a mano a Babbo Natale, che sarà presente domenica 23 dicembre in piazza 20 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Le premiazioni ci saranno il 6 gennaio al centro pastorale diocesano. Gli altri appuntamenti sono il concorso e la mostra di presepi Natale e tradizione alla rotonda di San Francesco fino al 6 gennaio, la mostra fotografica sul Mona Sveva al polo museale diocesano di Santa Chiara fino al 6 gennaio, la mostra giostra dell'artigianato sui laboratori di sartoria, falegnameria, oreficeria e lavori in ferro della giostra cavalleresca alla rotonda di San Francesco il 23 dicembre, il recital musicale domenica 23 alle 19 all'auditorium del Palazzo dell'Annunziata con Raffaele Pallozzi e Mauro Marino, attore di Popoli, che si appresta al debutto teatrale con Gassman, la presentazione del CD A Natale è della scuola Maestre Pie Filippini lunedì 24 alle 11 al Pacifico, il concerto della Camerata Musicale Sulmonese del 26 dicembre, un concerto jazz il 3 gennaio all'Auditorium dell'Annunziata, la giornata del dialogo interculturale il 5 gennaio al Pacifico. Le chiusure saranno affidate alla Befana dei Vigili del Fuoco il 5 gennaio alle 17 in piazza Garibaldi, saranno pronte 2000 calze per i bambini e lo spettacolo dei fuochi musicali il 6 gennaio alle 19 in piazza Garibaldi. La spesa del comune per quest'ultimo evento è di 7000 euro.